Buongiorno a tutti, con questa splendida alba ci approntiamo ad un'altra giornata di lavoro. Buongiorno Laffino. Buongiorno Laffino. Buongiorno Lolina. Buongiorno Lolina. Ciao. Buongiorno amore. Buongiorno, buongiorno Peppe. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buona, non ti agitare, eh? Non ti agitare, eh? Come al solito. Ecco fatto. Come non detto. Come non detto. Come non detto. Buongiorno. Allora, qui sta per arrivare una bufera, mi sa. Comunque, oggi è sabato 18. Mi siete mancate perché non ho vloggato per una settimana, forse un pochino di più di una settimana. E allora, oggi avremmo in programma di andare a Sant'Anna, dove c'è stato... Scusate, guardo la Peppe, che la vedo interessata a qualcosa, pure sia un insetto. E c'è stata la strage ai tempi della resistenza, è impazzita la Pepper. E ci siamo stati la settimana scorsa, è molto carino, ora tralasciando ovviamente il fatto che ci sia stata una strage, quindi è un luogo triste ovviamente, però il percorso per arrivarci a piedi è molto carino e poi c'è un bellissimo panorama. Il problema è che il tempo non mi sembra affatto dei migliori. Si sta alzando vento, è nuvoloso, c'è delle nuvole, c'è delle nuvole nere. Io quando devo dire parole con la L e con la R, non necessariamente nella stessa parola, ma una parola con la L e una con la R subito dopo, mi impappino, non so come mai. Comunque, nuvole nere. Fermo restando che il tempo sia dalla nostra parte, andremo, altrimenti rimanderemo e andremo un'altra volta. Mi sono rifatta il semipermanente e ho anche cambiato forma alle unghie, le ho fatte un po' così, correggetemi se sbaglio, si dovrebbe chiamare a mandorla questa forma qui. E vi dirò, mi sta piacendo veramente un sacco. Era da tanto che ero tentata di farle così, ma poi avevo paura che non mi piacessero e che fossero poco pratiche, fossero scomode. Invece sono comodissime, sono molto pratiche e le trovo anche delicate ed eleganti, mi piace un sacco. Al lavoro per il momento è tutto tranquillo, ma penso che stia per esplodere. Da un momento all'altro mi ritroverò nella cacca, me lo sento, perché allora entro fine mese sia la nonna che loro, tutto il resto della famiglia, traslocheranno, quindi vuol dire che finiranno i lavori che stanno facendo, perché stanno ristrutturando sia l'appartamento della nonna che la loro casa. E appena finiscono la ristrutturazione dovrò andare a pulire sia l'appartamento che la loro casa prima che inizino il trasloco. E io so che entro il 29 loro devono aver fatto il trasloco, quindi prevedo un'intensità di lavoro tutta insieme, e senza contare poi che da agosto arriva anche la signora che viene qui in vacanza per un mese, che vuole che vada da lei tutti i giorni tranne la domenica. E non vorrei che mi torna anche la signora che si è rotta il femore. Lola!
Ora, io mi auguro che stia bene, che sia guarita, che stia meglio, eccetera. Che però non se la senta di venire in vacanza, ecco. Perché veramente se mi arriva tutto insieme io poi aiuto, aiuto. E questo è quanto. Ah, oggi è il nostro anniversario. Sono 16 anni. Ieri, quando sono uscita da lavoro, sono fermata da Iperzop a prendere lì un pensierino, un profumo. Pepe, si chiama Pepe qualcosa. È molto buono. E, tra l'altro, penso di aver fatto una cazzata perché ho preso la boccia a 100 ml e, che costava 35 euro. Quindi comunque poco per essere 100 ml. E, però ammetti che poi non gli piace e si deve tenere una bocciola da 100 ml quando c'era quello da 50 e costava 22 mi sembra e in fondo era giusto per fare un pensierino. Tra l'altro vi dico già che so di per certo che lui non si ricorda che oggi è il nostro anniversario, non me la prendo assolutamente per un semplice motivo. Nella maggior parte dei casi nessuno dei due si ricorda mai dell'anniversario, non ce lo ricordiamo mai entrambi. E tipo, magari dopo 2 o 3 giorni uno dei due dice: "Oh, ma tipo 2 giorni fa era il nostro anniversario." "Ah, sì, è vero, auguri." E succede sempre così di solito. È che non, sinceramente non abbiamo mai dato molta importanza all'anniversario, da festeggiarlo, farci regali, e non so perché, boh, neanche l'anniversario di matrimonio, difficilmente ci ricordiamo di farci anche gli auguri per l'anniversario. E quindi questa volta mi ci sono concentrata per ricordarmelo e prendergli un pensierino, però è una cosa a cui non abbiamo mai dato importanza, quindi non me la prendo sul fatto che non se lo ricorda, perché la maggior parte delle volte nemmeno io me lo ricordo, quindi va bene così. Faccio uno spuntino con queste castagne che io adoro. Allora, a Marco il profumo è piaciuto, o perlomeno così dice, però mi sembrava sincero, sinceramente. E ora che l'ha scartato ve lo faccio vedere. Questa è la scatola, Pepe Jeans London, e questa è la boccetta che trovo molto molto carina, quindi da farci il topping. E a me piace un sacco. Io i profumi glieli scelgo sempre in base al mio gusto e di solito gli piacciono, quindi questo è il profumo. C'era anche la versione da donna, che è la forma di coppa di champagne, molto bella, e non l'ho usato perché sennò poi sarei stata tentata da prenderlo e avrei praticamente speso tutta la mia paga settimanale in profumo, quindi ho lasciato perdere, ho evitato di annusarlo. Verso le 5 partiamo, siamo in viaggio, Vogliamo dire dove andiamo? l'ho già detto, Santa Quando l'hai detto? Sant'Antino. Ma sì? Che ne so, io non c'ero. Fortuna che abbiamo le travel gun che io ho già mandato. E non siamo ancora cominciati a salire. Siamo arrivati. Sani e salvi.
passeggiatina fatta, oltretutto nel giorno del nostro primo anniversario. Primo anniversario? No, primo nel senso, scusa, anniversario del... Questa piccola piazzetta, il 12 agosto del 44, i tedeschi rastrellarono questo piccolo paese, cioè a quei tempi aveva 6.950 abitanti, e trucidarono a colpi di mitra 160 persone, donne, bambini e vecchi, perché gli uomini avvertiti alle 7 la mattina erano scappati nei boschi. E dopo tutto presero le panche che erano nella chiesa, ce le buttarono sopra e bruciarono tutto. Di lì riscesero a valle e tutti i paesi che trovarono rastrellarono e ammazzarono tutti. Insieme a questi tedeschi c'erano anche dei partigiani italiani e c'erano anche dei soldati alpini italiani che erano passati nelle file dell'SS. Allora, siamo tornati e io sono ancora un pochino scombussolata, un po' lo stomaco sotto sopra. Comunque, mi vado a ficcare sotto la doccia, quindi vi saluto, vi ringrazio tantissimo di avermi fatto compagnia anche oggi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!